Caffè 24, Radio Genius e FIASP presentano Podismo Informato. Buonasera amici e bentrovati a questa puntata di Podismo Informato ormai quasi fine giugno, perché questa è la terza settimana e tra poco anche il Podismo Padovano avrà un po' di rallentamento, perché con le vacanze e con la calura sicuramente si camminerà un po' di meno in pianura e un po' più in collina e in montagna. Anche questa settimana noi abbiamo un ospite per parlare della gara proprio in provincia di Padova, che è la gara che si terrà a Montagnana, Quattro Passi per Montagnana, la quinta edizione, di domenica 24 giugno, che è Andrea Messaglia, che salutiamo. Buonasera a tutti gli amici di Podismo Informato. Buonasera Andrea, ben trovato. Grazie per il vostro prezioso spazio che dedicate al movimento. Andrea, prima di parlare della gara di Montagnana, che sarà il centro della nostra trasmissione di questa sera, facciamo due approfondimenti fuori provincia, come consuetudine. Noi abbiamo da segnalare ai nostri radio e tele ascoltatori una gara che si tiene in provincia di Verona, a Sanguinetto, che è la Corri per Donare, con percorsi da 7, 11 e 17 km, con partenza dalle 8 alle 9.30, questo per la provincia di Verona, mentre per la provincia di Vicenza abbiamo da segnalare la gara di Villa di Caldogno, una manifestazione che si svolge su tre percorsi, da 6, 12, 18 km, con partenza qui dalle 7 alle 9.30. Caro Andrea, ora lo spazio dedicato a Montagnana. Come dicevo prima in apertura, nel preambolo, la vostra manifestazione è alla quinta edizione, quindi ormai si sta consolidando nel tempo. Voi avete quattro percorsi, almeno proponete quattro percorsi, da 7, 11, 16 e 21 km. Ma volevo puntualizzare una cosa. Nel vostro volantino ho visto una frase che mi ha incuriosito. La gara si terrà sotto i merli di uno dei borghi più belli d'Italia. E qui diciamo che Montagnana rappresenta probabilmente una delle città più interessanti del nord Italia per quanto concerne la cinta muraria. E quindi volevamo sottolineare anche l'inquadramento storico e paesaggistico di questo ambiente. Non è solo corsa la manifestazione di Montagnana, è anche un avvicinarsi alla storia del territorio montagnanese, un territorio insomma che attorno alle città murate ha costruito la sua storia. È proprio così, infatti non avendo a disposizione colline o grandi boschi o montagne da passeggiare, da correre, partiamo appunto dal centro storico di Montagnana. E non è poco, dico, non è poco. Stamattina ho già visto che stanno preparando il vaglio, quindi si farà un attraversamento proprio sotto i merli, che è diciamo un'opportunità anche per i nostri ospiti, che generalmente, vista l'erba alta oppure anche uno non sapendo i percorsi, quindi si va proprio sotto i merli della cinta muraria, poi si uscirà dal centro storico in direzione, cercare un po' di fresco lungo il parco del Fiumicello e via via per arrivare sul fiume Frassine lungo l'Argine e trovare anche lì un po' di cultura, un po' di posti percorsi, fuori dal comune. Ecco, percorsi misti, pianeggianti, asfaltati e sterrati? Certo, sì, sono asfaltati e sterrati, diciamo una buona parte anche sterrato, soprattutto lungo la cinta muraria esterna, e lì si può vedere e toccare con mano appunto le mura medievali del nostro paese. Ecco, abbinando anche a questo abbiamo compreso nell'iscrizione delle visite guidate che sono aiutate dai nostri partner, diciamo, di promozione turistica, sempre comprese nell'iscrizione, e nonché anche la degustazione di prodotti tipici. Quali sono i prodotti tipici del vostro territorio, Andrea? Io li conosco, però non vorrei sbagliarmi. Guarda, non penso che ti sbagli. Parliamo del prosciutto crudo,
che siamo reduci anche della festa che è andata molto bene qua del prosciutto crudo dolce DOP di Montagnana, di Berico Uganeo, ma soprattutto visto la stagione siamo nel bel mezzo della raccolta dei meloni. Montagnana, terra alluvionale, quindi una terra che porta il frutto a una maturazione molto dolce, quindi nei ristori troveremo dei meloni molto freschi, meloni, scusa, e quindi anche se c'è una giornata calda cercheremo di con la frutta alleviare un pochettino le fatiche dei nostri corridori, insomma, Andrea, mi tranquilli. viene una battuta, permettimi di alleggerire, ma mi sono sempre chiesto da dove nascesse il piatto prosciutto e melone. Molto probabilmente nasce a Montagnana. Adesso qui l'ho Prosciutto detta melone, ma scherzando, però potrebbe potrebbe essere anche. Beh, essere. Bisognerebbe l'accoppiata con queste giornate calde, l'accoppiata penso sia vincente, ecco, insomma. indagare. Senti, parlando ora di podismo e diciamo che in questa trasmissione non è secondo per importanza, e Certo, abbiamo dei percorsi, come abbiamo detto, prevalentemente pianeggianti. Abbiamo quanti ristori, Andrea? guarda, abbiamo predisposto un totale di 5 ristori, però potenziati anche da vari punti acqua, quindi parliamo di un 5 ristori reali e un 3-4 punti acqua più un ristoro finale, Sì. quindi cercheremo di dare almeno ogni 5 km massimo, anche meno, un punto di ristoro, di rinfresco, ecco, lungo i percorsi. Ci ricordiamo Poi a c'è tutti di bere molto molto e di bere, fermarsi. infatti abbiamo pensato di mettere tanta frutta, che è stata apprezzata nelle scorse edizioni, accompagnate da un accompagnamento musicale. Abbiamo dei gruppi musicali dal vivo, quindi abbiamo live proprio fisicamente dei musicisti, in unplugged soprattutto, lungo i percorsi. E poi dei punti anche di DJ, quindi abbiamo dei ristori un po' più movimentati, ecco. E lungo siamo quasi sulla mezza maratona, un bel percorso, però sono abbastanza tutti legati, quindi la gente ci si vede in faccia, ci si incontra vari punti, non si corre mai soli, ecco, insomma, quindi facciamoci coraggio, insomma, dai. Ma altro che ci facciamo coraggio, nel senso che la manifestazione ha avuto riscontri ottimi negli scorsi anni e quante persone aspettate, Andrea? Guarda, negli ultimi anni, visto praticamente il periodo, che è un periodo un po' infelice, diciamo, per il podismo, perché naturalmente o per vacanze o per la gita fuori porta al mare, comunque ci aspetteremo un 2000 persone circa quest'anno. Che è un numero, E insomma, interessante. abbiamo lavorato molto quest'anno sui bambini, e ci si rende molto orgogliosi di questo, siamo entrati nelle scuole. E non solamente ai bambini di Montagnana, ma qua, grazie a voi, voglio fare un appello: chi ha dei bambini piccoli all'arrivo, oltre a dare, diciamo, un prezzo agevolato di iscrizione, daremo anche in omaggio un buono gelato. Quindi non un ghiacciolo o un cornetto, diciamo, proprio un gelato artigianale da prendere nelle due gelaterie del centro paese, insomma. Quindi incentiviamo, ecco, i bambini a uscire con i genitori Sì, è a fare. importante che i bambini siano avvicinati da persone competenti nello sport ed è importante che siano invogliati a Ecco, svolgere un'attività sportiva costantemente. ricordiamo che tutto anche in piena sicurezza, perché grazie alla FIESP naturalmente con le coperture assicurative e le strade presidiate, quindi i bambini possono stare tranquilli, possono correre liberamente nella massima Certo. sicurezza. Ecco, per questo ringraziamo anche il movimento, la FIESP, Andrea Guselli, a tutto l'entourage che ci sta Ma sotto, insomma, il che movimento che io, insomma, non rappresento, sono semplicemente un portavoce qui, ringrazia. bene. Ma il movimento ringrazia voi e spiego perché. La vostra, attività all'interno del movimento podistico è importante perché manifestazione con 2000 iscritti non è una manifestazione banale. Sia da gestire, ma principalmente per la pubblicità che voi avete fatto durante tutto l'anno e È un quindi buon per lavoro, la sì. vostra presenza e per la vostra attività nel territorio. Questo è un ringraziamento che faccio a tutto il gruppo Corri le mura, corri, perché penso sia un esempio di cittadina periferica, perché Montagnana non è vicinissima a Padova, pur essendo in provincia, che ha saputo valorizzarsi e crescere nel movimento del podismo
fino ad arrivare ad avere una manifestazione da 2.000 partecipanti. Bisogna declinare al luogo il numero di partecipanti e capire quanto è stato forte il vostro lavoro, quindi vi ringraziamo dal primo all'ultimo, da chi tiene la bandierina a chi ha organizzato poi dal punto di vista formale tutta la manifestazione, perché nel podismo uno vale uno ed è, come tu sai, qualsiasi mano aiuta. Alla luce anche delle ultime novità in quanto di sicurezza o altro, sicuramente si sa che organizzare attualmente una manifestazione con questi volumi non è proprio semplicissimo. È complesso. Con l'aiuto dell'amministrazione comunale, di quegli sponsor, ma soprattutto i volontari, noi ci proviamo. Certo. Aspettiamo. Andrea, ascolta, noi siamo in chiusura, diciamo che non ci sono scuse per domenica. Nel senso che il mare deve venire a camminare. Penso proprio di sì. Ringraziamo di nuovo il gruppo, salutiamo insieme tutti i nostri amici che ci hanno seguito in questa chiacchierata esplorativa sulla marcia di Montagnana, augurando a loro un bellissimo weekend e soprattutto una buona passeggiata o corsa. Ti saluto, ciao Andrea. Ringrazio anch'io Podismo Informato e complimenti ancora di tutto. Grazie, ci vediamo. Ti ringraziamo. Bene, con le ultime parole del rappresentante del gruppo di Montagnana, vi saluto anch'io, vi auguro un felice weekend, buone corse, buone camminate. Buonasera. Caffè 24, Radio Genius e FIASP presentano Podismo Informato.